Allora, prima di salutare i nostri ospiti, io vorrei cominciare il nostro incontro con due affermazioni. Chi è Jorge Mario Bergoglio? E lui, facendo riferimento a questo dipinto di Caravaggio, dice: io sono un peccatore, questa è la definizione più giusta, e non è un modo di dire, è un genere letterario. Sono un peccatore al quale il Signore ha guardato. Come vedi la Chiesa? La Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia, con gioie e dolori. La Chiesa è la casa di tutti, non una piccola cappella che può contenere solo un gruppetto di persone selezionate. Ecco, questo è il Papa che da alcuni mesi abbiamo. Questo è il motivo straordinario per cui noi ci troviamo oggi a parlare di lui e a sentire, e lo capiremo meglio, che il tema una fede nuda indosso a questo Papa ci sta perfettamente. Anzi, è proprio la fede nuda che questo Papa sta cercando di reintrodurre nei meccanismi molto arrugginiti della Chiesa di Roma. Dobbiamo cercare di essere con lui, di aiutarlo, di sostenerlo, di capirlo. È quello che cercheremo di fare oggi, avendo la fortuna di avere con noi due persone che conoscono lui e il suo cammino molto da vicino. Ve li voglio presentare. E vorrei partire dalla persona che per la prima volta oggi ha conosciuto, è venuta a Romena, è un giornalista dell'agenzia Fides, ma soprattutto per noi è l'amico del Papa. Lui lo ha conosciuto, l'ho andato a trovare più volte a Buenos Aires, lo ospitava a casa sua e verso la sua famiglia ha indirizzato il Papa una delle prime telefonate che ha fatto la sera stessa in cui è stato eletto. E quindi saluto con grande gioia Gianni Valente. Da tanti anni camminiamo insieme a questo signore a distanza, ci sentiamo. Ogni tanto io e Gigi lo chiamiamo per avere le ultime dal Vaticano. Ma questo amico è anche molto di più, ci siamo appassionati leggendo la sua intervista a Benedetto Calati, monaco camaldolese, leggendo più di recente il suo libro di Panicaro, quello su Charles de Foucault. È un vaticanista, un veterano del Vaticano dall'epoca di Giovanni Paolo II, ma una persona davvero in sintonia con Romena, per cui ci potrà parlare del Papa e di quello che accade adesso a Roma proprio dal di dentro, perché lui, diciamolo anche magari sottovoce, è uno di noi che sta lì. Raffaele Luise. Raffaele è del giornale radio della RAI. E allora, questo racconto sta per cominciare. Io lo strutturerei in due parti. La prima, un po' più giornalistica, un po' più rapida, con parole del Papa e i commenti dei nostri amici e amici suoi. E poi mi piacerebbe darvi il microfono, così almeno le curiosità che avete le potrete soddisfare. Per questo però è necessario dare un filo al nostro racconto e cominciare dall'inizio, e cioè da questo inizio. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. C'era un calciatore
si chiamava Juari, che quando segnava andava fino alla bandierina del calcio d'angolo e faceva un balletto. Ecco, io ho pensato, Raffaele, che in questo secondo tu, giornalista, bravo, con passato, professionale, dovevi un po' contenere, ma avresti fatto la stessa cosa. Avresti fatto una danza di gioia, come hai sentito questo nome, è vero? Ma io in verità, si sente? Si sente? No, in verità, adesso stupisco Massimo, io insomma devo dire una cosa sola, è brutto citarsi, però è uno sfondo per capire bene quello che andrò a dirvi, andremo a dirvi. 8 anni fa io ero in diretta davanti al Comignolo per l'elezione e fu eletto Ratzinger. Allora in diretta uno dice le cose in diretta e io dissi, peccato, la Chiesa di Roma, e sulle teche radio, Rai la ritrovate. Peccato, la Chiesa di Roma ha avuto un riflesso di difesa, non ha avuto il coraggio di affidarsi all'America Latina. Bergoglio allora era una delle possibilità insieme a Maradiaga, ricordi Gianni. 8 anni dopo, quasi la stessa ora, 15.36, 17.37, quasi la stessa ora, appare il Toran, il cardinale protodiacono, dice abbiamo Giorgio... Mario era solo lui e io dissi prima di lui in diretta Bergoglio, primo papa gesuita, insomma, l'America Latina, però è cominciato e 3 volte io ho battuto i pugni come finalmente 3 volte c'era il direttore con me, è rimasto allibito, ma poi a radio anch'io il giorno dopo ha dovuto ritrasmettere finalmente, quindi ho fatto un po' come quel calciatore. Okay. L'emozione invece, era grandissima. E invece tu Gianni, cioè come hai sentito che un tuo amico che pochi giorni prima era stato a pranzo a casa tua, no? Prima di entrare in conclave. Sì, sì, era venuto a cena, sì, sì, come fa... pronto, si sente. A cena. Ecco, cosa hai... Sì, no, io stavo lì in piazza, in mezzo al popolo, diciamo, e poi c'ero andato molto per caso, perché, diciamo, nei calcoli che avevo fatto non doveva essere quello la volta buona, no, però, appunto, io non avevo mai visto, anche essendo romano e vivendo a Roma, non avevo mai visto la fumata, no, allora volevo andare, dato che poi mio figlio partiva il giorno dopo, dice, andiamo, loro già, mio figlio e mia moglie già stavano lì, mi hanno chiamato, vieni, vediamo, no? Anche se è grigio, sì. E quindi io sono partito da casa, mi ricordo, ma così, appunto. Impressionante perché lungo la metropolitana, io sono preso la metropolitana e lungo il tragitto della metropolitana, da Piazza Vittorio a Ottaviano, i cellulari cominciavano a tutti quanti a ricevere il segnale del messaggio, no? Delle persone che stavano. E quindi piano piano la gente cominciava a dirle, è bianca, è bianca, è bianca, la fumata è bianca. Cioè, quindi io l'ho saputo che era stato eletto il Papa, appunto, nel tragitto della metropolitana. Quindi all'uscita a Ottaviano c'è stata proprio la corsa, la gente che chiaramente, tanti scendevano per andare a vedere la fumata e tutti che correvano. E quindi poi quando sono arrivato lì, vabbè, le emozioni erano quelle che erano nel mio cuore, però poi per caso ho incontrato due persone, due amici, due miei amici, abbiamo visto insieme poi l'affaccio, di cui uno tra l'altro è greco ortodosso, non è neanche cattolico. E niente, quando ho sentito il nome, io adesso, come dire, non riesco neanche a far memoria dell'emozione, di quello che è stato, però ricordo solo che qua la prima cosa che ho detto ai miei amici quando mi sono un po' ripreso è stato il Signore vuole ancora bene alla sua Chiesa, questa è stata la cosa che mi è venuta subito dal cuore, diciamo. E poi devo dire, sì, poi l'immagine che ho è come dire, un ricordo quasi onirico, cioè vederlo, io che l'ho visto sempre vestito di nero, rigorosamente nero. Vederlo bianco in quell'atmosfera così, ecco, c'è qualcosa appunto, nel ricordo c'è qualcosa che assomiglia a un sogno, insomma. E poi anche le prime parole, ma no, cioè anche la cosa che mi ha colpito... Poi sentiamo le parole. Ah, ecco, d'accordo, poi ne commentiamo dopo. Dopo poco tempo, non so, un'oretta e mezza, è arrivata una telefonata a casa tua. Sì, però io, ecco, questo qua, io non c'ero a casa perché mi avevano già arpionato colleghi, che sapendo che lo conoscevo, e invece erano tornati a casa mia moglie e mio figlio, e c'era anche, che stanno qui tra l'altro, e quindi hanno risposto alla telefonata, sì, io l'ho saputo solo quando sono tornata all'una e mezza di notte, insomma, sì, che aveva chiamato, era intorno alle 10:20, ha risposto mio figlio, e chiaramente... dico quello che mi hanno raccontato loro, sì, appunto, la cosa è stata quello, che mio figlio ha preso il telefono e ha cominciato a guardare la madre dicendo, è vergogna,
E non sapevano poi come chiamarlo, no? Se chiamarlo padre, santa, allora questo è il gioco che ha fatto mia moglie, come la dobbiamo chiamare? Padre, santo padre, papa, ecco, questa è stata la... E poi niente, dice che la cosa era solamente, voleva chiamarci per, appunto, per sentirci, per salutarci. Questo io poi quando me l'hanno raccontato, da una parte chiaramente la grande riconoscenza, la gratitudine, no? Perché, però dall'altro, ecco, segnali di questo tipo di attenzione, no? Alle persone, questa era una manifestazione chiaramente eclatante, però erano le stesse che già ci aveva dato a me e ai miei tante volte, no? Nel modo di rapportarsi con noi. E poi devo dire, sì, la cosa mi ha dato l'impressione che ho avuto quando ho saputo la notizia, era proprio questo, che il fatto, chiaramente un momento così, chissà quanti pensieri avrà avuto, invece lui che fa, comincia a chiamare gli amici. E questo secondo me era un segnale del fatto, come dire, che era lui, che era rimasto lui, che c'aveva la pace del cuore che noi gli avevamo visto nei giorni precedenti, che era una pace davvero evidentemente un dono, insomma, non era una cosa sua, non era un frutto di una concentrazione. Ecco, l'aveva mantenuta anche dopo quello che gli era accaduto. Torneremo presto su quel balcone. Facciamo però un velocissimo passo indietro, che è però necessario, perché la storia non è soltanto quella dell'elezione di questo Papa, ma anche del fatto che ci sono due Papi adesso. E ci sono due Papi perché uno dei due si è dimesso, cosa che non era mai accaduta. Allora, Raffa, se tu lo dovessi spiegare a un marziano in 3 minuti, perché appunto poi vogliamo concentrarci su Bergoglio, ma è necessario, gli puoi raccontare a questo marziano perché il Papa per la prima volta in 2000 anni si è dimesso? Che cosa stava succedendo nella Chiesa di Roma? Ma in 2 minuti gli direi che la Chiesa di Roma ha eletto un teologo di medie buone proporzioni, senza nessuna caratura pastorale, alla fine un riflesso di grande dottrina per cercare di ridare alla Chiesa una identità interna che rischiava di perdere, perché il pontificato di 23 anni prima di Wojtyła aveva sviluppato piuttosto una dinamica verso il mondo, quindi c'era bisogno di dare un'identità. Solo che hanno messo lì un Papa che non era pastore, che aveva una teologia dell'identità chiusa della Chiesa, che ha avuto paura del mondo e ha considerato e espresso, raccontato la Chiesa come cittadella assediata dal mondo, quindi con una grandissima subalternità che è listata un po' di lutto. Allora questo Papa, che si è circondato di personaggi anche poco raccomandabili, mentre altri personaggi di valore sono stati messi in secondo piano, questo Papa ha detto, e lo devo dire in 2 minuti, questo Papa ha fatto una, non potendo più gestire la Chiesa, che con Batilix ha toccato veramente il vertice, se volete, il fondo dell'abisso, del male, proprio della dissoluzione. Allora ha capito di non poter gestire questo, non solo, come ha detto, per le forze che gli mancavano, forze fisiche, forze mentali e spirituali, ma perché era incapace di fare il Papa. È dura dirlo, ma è così. E tuttavia questo ha portato a un gesto di una ricchezza, di una grandezza, di una intensità profetica, tale che noi dobbiamo inchinarci a questo grandissimo uomo che, per amore vero della Chiesa e con un coraggio infinitamente profondo, ha detto no al potere più grande che c'è sulla terra. Quindi quando io dico questo Papa inadatto a fare il Papa, l'avevo anche un po' previsto, ecco, però questa espressione che mi addolora viene dopo la valutazione che ancora dobbiamo in qualche modo metabolizzare di una scelta, di una decisione gravissima, generosissima e assolutamente profetica, perché non si torna indietro. I conservatori di tutte le risme hanno messo le mani avanti, ah va bene, insomma è un'eccezione, no,
ha veramente detto questo Papa che la sacralità della funzione non è legata al tempo. E così ha liberato anche la spiritualità di questo luogo. Grazie. Il marziano ha compreso. Però noi ritorniamo sul balcone, Gianni. Sì. Tu stai lì sotto e noi siamo davanti ai teleschermi. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Il Papa che arriva dalla fine del mondo, e tu Gianni lì l'avevi incontrato per la prima volta. Immagino che vederlo lì lassù abbia poi provocato in quel momento e nei giorni successivi tanti ricordi. E allora, racconta allo stesso marziano di prima chi è Jorge Mario Bergoglio, per come lo ha incontrato. Sì, io l'ho incontrato per la prima volta nel gennaio 2002, perché ero andato in Argentina. Era il momento della crisi economica, no? Quella catastrofica, quella che aveva portato proprio in testa a coda tutto il paese. Io lavoravo per una rivista, era una rivista 30 giorni, e lui apprezzava, e lui, che era sempre restio a dare interviste, aveva accettato invece di concedercela. Ce ne sono pochissime di interviste, infatti. Prima che diventasse Papa, adesso invece ne concede di più. No, la situazione era quella di un paese appunto in ginocchio, no? Un paese poi come l'Argentina, appunto, ricco, che però era caduto in quella situazione proprio per essersi fidato delle ricette, dei meccanismi, delle scelte neoliberiste della dirigenza politica, no? Per cui era un caso proprio, come dire, interessantissimo da andare a vedere, per cui eravamo partiti proprio. Chiaramente la nostra era una rivista ecclesiale, anche avendo come punto di vista quello della Chiesa, come la Chiesa argentina si muoveva in quella situazione. E quindi mi ricordo, ecco, il primo incontro fu con lui nell'arcivescovato. E cosa mi colpì? Mi colpì, a parte il tratto umano, subito la simpatia, ma poi di quello che ci disse. Lui disse, da una parte disse cose molto dure anche e dirette, proprio anche sui meccanismi, no, speculativi che avevano portato a quel disastro. Parlò proprio del volto idolatra dell'economia speculativa, che rende praticamente, come dire, ridondante il lavoro dell'uomo, per cui appunto poi si possono mandare, appunto, licenziare milioni di persone. Non, appunto, per il meccanismo non è un problema. Però nello stesso tempo, come dire, il suo tratto non era il tratto del tribuno, come dire, autocompiaciuto, no? Non c'era retorica. E in particolare mi colpì il fatto che raccontava questa crisi con l'immagine dei padri e delle madri di famiglia che appunto magari avevano perso il lavoro e quindi erano, come dire, in un momento drammatico, triste della loro vita, e però per sfogarsi piangevano di notte quando i bambini erano a dormire, ecco. Quindi questa delicatezza di sguardo, questa capacità di cogliere, come dire, questa immagine della, come dire, della dignità ferita, proprio nel momento, nel contesto, nel frangente in cui uno mostra proprio il fianco scoperto, no? Perché appunto se uno ha avuto anche l'esperienza di perdere il lavoro, ecco, cosa c'è che fa male? Sì, c'è il senso del fallimento, del fatto che non lavori, ma poi se uno ha i figli, l'elemento che ti accoltella è proprio guardare i figli, pensare alle difficoltà che potrai trovare, il futuro che sarà più difficile. Ecco, la capacità di quest'uomo di guardare a questa sofferenza, no? degli uomini e delle donne del suo popolo, ecco, subito
mi diede come dire, l'impressione che era una persona diversa dalle altre. Io chiaramente intervistavo tanti cardinali, tanti vescovi, tante persone anche brave, intelligenti, persone, ecco, ma una cosa così, ecco, non l'avevo mai trovata. Quindi da lì poi è diventato un altro tipo di rapporto, no? Un altro tipo di rapporto che è diventato una figliolanza spirituale per me, per la mia famiglia e poi anche per qualche nostro amico. E la cosa che mi ricordo sempre è appunto che poi quando ci si trovava dopo a parlare con lui, magari eravamo anche giornalisti, che appunto, come sa bene Raffaele, noi abbiamo le nostre piccole malattie mentali, le nostre fissazioni, allora stai col cardinale, ecco. E una volta uno di noi disse, ecco, ma quando stai con Bergoglio ti dimentichi di essere giornalista. Ecco, questa era un po' una cosa che mi... A livello proprio personale, familiare, perché poi è una frequentazione che diventa familiare, quali sono i tratti... Proprio come se tu parlassi a tanti altri genitori, padri, madri, i tratti che colpiscono di più di questa persona, nel contesto intimo anche, nel contesto di una cena, di un incontro fra di voi. Sì, sono proprio questi qua, questa delicatezza di sguardo, per cui è quasi la percezione fisica che, come dire, che ci tiene a te, alla tua felicità, alla tua salvezza, ecco, e lo fa con te, ma lo fa anche con chi... con le altre persone a cui tu vai bene, e poi la cosa si trasmette, ecco, non è una cosa, no, riservata a pochi, ecco, tutti quelli che ho presente che tutti quelli che secondo me lui ha incontrato, tutti quelli che il Signore gli ha messo davanti nel suo cammino, ecco, lui non se li dimentica. Questo qua è un aspetto. Nello stesso tempo che questa delicatezza di, appunto, di attenzione, di cura, in questa delicatezza uno non percepisce solamente un tratto della, come dire, del carattere o della... No, del temperamento, ma subito è qualcosa che rimanda ad altro, cioè nel senso che uno sente che in quel suo modo di trattarti c'è come un riflesso della misericordia che Dio ha verso gli uomini, ecco, questo è l'aspetto anche, non lo rimanda mai a se stesso, questo è questo. E poi anche la capacità di memoria, l'attenzione ai particolari, ecco, io ho mio figlio che era, per un certo periodo ha fatto basket a scuola e per parecchi anni era una cosa che l'aveva preso, una passione, allora Bergoglio aveva visto questa cosa qua e allora ogni tanto arrivava a casa delle lettere mandate da lui a mio figlio perché quando lui leggeva i giornali in Argentina ci sono gli articoli che parlano di un grande campione di basket che si chiama Manu Ginobili, ecco, lui ritagliava l'articoletto, lo metteva nella busta e lo spediva a Paolo, oppure mia figlia suona l'arpa e allora lui mandava c'ha delle canzoni che gli piacciono, delle musiche, e mandava gli spartiti, no? per dire, ecco, la prossima volta che vengo fammi sentire questa musica, ecco, questa capacità di, come dire, proprio di entrare anche nei dettagli che apre il cuore, per cui uno poi a lui, come dire, le cose gliele dice sapendo di essere abbracciato. Si è molto insistito su questa sobrietà dei comportamenti, qui lo vediamo prendere mezzi pubblici, ecco, sotto questo profilo qual è stata un po' la tua esperienza? Questa è assolutamente l'esperienza che uno non può non avere con lui, per il semplice fatto che non è una posa, cioè lui preferisce vivere così, come dire, non lo fa per un... Sì, lo fa, ho visto che anche nell'intervista a Civiltà Cattolica ha detto che, come dire, la sobrietà, l'austerità, anche, diciamo, l'indicazione che dà anche alla Chiesa di non usare macchine grandi è anche, come dire, il frutto di un discernimento spirituale. Nello stesso tempo io sono convinto che proprio lui, come dire, ecco, preferisce vivere così, è come una, non è anche lì una strategia mediatica, assolutamente, questo sì, io di questo è, come dire, stando con lui neanche te ne accorgi, sì, ci è capitato anche a Buenos Aires di cenare con lui e poi alla fine di mettersi a posto i piatti da soli, ecco, a lavarli, ecco, ma queste erano proprio cose normali con lui. Sì, la metropolitana l'abbiamo presa anche io e mio figlio con lui in Buenos Aires, quando giravamo per andare nelle Villas Miseria, poi magari ne parliamo. Certo. Ecco, qui vediamo un attimo, la prima volta che lo ha incontrato dopo che è diventato Papa, è un incontro molto, molto rapido, lo vedremo tra poco. Poi tu non hai più avuto modo in questi mesi di sentirlo, c'è stato qualche altro momento di incontro con lui? Sì, io ogni tanto
Sì, ripeto, noi ogni tanto ci si fa sentire lui, tra l'altro. Ah, sì. E poi... Al telefono? Sì, sì, telefono. Beh, io adesso chiaro, non è che lo diciamo tutte le volte. Poi, tra l'altro, come avete visto, non è una, anche questo non è una questione che, non è una cosa che riserva solo ai suoi amici, perché è diventato un po' anche un suo modo di... diciamo, è diventata parte del suo, del suo magistero, diciamo. Sì, sì, questa era la prima messa che ha detto a, alla chiesa, alla parrocchia del Vaticano, che è la parrocchia di Sant'Anna, in cui ha fatto quella predica bellissima, queste prediche fonaunali di 4-5 minuti, e quella è stata la predica della misericordia, no? del fatto che Dio perdona sempre, siamo noi che ci dimentichiamo di, cioè ci stanchiamo di chiedere perdono. Ecco, ecco Raffaele, noi abbracciamo questi primi mesi tutti insieme, però ci sono delle cose che accadono, evidentemente sono frutto di un, lui usa molto questa parola, discernimento profondo, e quindi non sono casuali. Così come quello che accade sempre la prima sera in cui lui diventa Papa, che so che tu sei rimasto molto colpito, io devo dirti è stata la stessa cosa che ha colpito anche me. Ce la vediamo. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Quindi il Papa che chiede la benedizione. È l'atto fondativo di un pontificato radicalmente nuovo, in cui c'è molto dell'America Latina, come Gianni può testimoniare, molti vescovi dell'America Latina dicono come lui ha detto. Solo che quella sera l'ha detto il Papa, inaugurando quella enciclica dei gesti che inoppugnabilmente ci porta nella riforma della Chiesa, che è già cominciata prima della riforma della Curia Romana. Il papato è profondamente cambiato ed è irreversibilmente cambiato. Proprio grazie a quella, a quel primo gesto, seguito da tantissimi gesti, che poi più che un gesto è la creazione di un evento. Questo uomo ha una genialità pastorale tale, in cui confluiscono l'America Latina, l'essere gesuita di alto livello, aver scelto Francesco che era nel cuore della conversione e dell'apostolato di Ignazio di Loyola, quindi insomma c'è una densità profetica di discernimento e di profezia insieme. Ma quell'inchino è un inchino che va interpretato secondo me in questo modo. È un inchino sicuramente urbi, perché alla gente che era nella piazza, una gente meravigliosa, no? Ma è un inchino urbi e torbi, al di là delle terre dell'odio, delle guerre, dell'Islam, della non credenza. È un inchino di Francesco, alla Francesco d'Assisi, agli uomini della terra, alle creature della terra. È un inchino all'universo. Questo è molto, molto, molto francescano. Questo lo proietta immediatamente nella novità radicale evangelica, che abbraccia un rapporto nuovo con il mondo. In 10 secondi, che cosa fa il Papa? Il Papa riporta immediatamente tutta la barca di Pietro, dal momento, diciamo, della massima gerarchia al momento del massimo carisma. Aver scelto il nome Francesco da Papa esprime questa ardua, difficilissima sfida che lui magistralmente e in maniera veramente che ci sconvolge illumina dall'interno, di profezia autentica. È un discorso che riporta alla centralità della carnalità di Cristo. Quindi la fede nuda, ma è anche l'uomo nudo. È anche un discorso sull'antropologia, è un discorso nuovissimo. Anche la veglia di pace per la Siria, che ha creato scalpore in tutte le cancellerie del mondo, oltre che tra i non credenti, tra gli diversamente credenti e tra di noi. Non più la geopolitica, il grande gesto alla Giovanni Paolo II, l'ha subissato, ha messo l'accento sulla necessità, sulla politica insieme sulla spiritualità dell'umano, l'umano che è di tutti quanti sulla terra. Proprio questo si poteva leggere, si può leggere
da qualche parte, tra qualche filosofo mistico, ma è stato il Papa di Roma che ha messo, ha costretto le cancellerie del mondo a fare centro sulla umanità dell'uomo come progetto spirituale e politico insieme, di pace e di giustizia. Non solo, ma se poi leggiamo con attenzione quello che ha detto, come tu hai ricordato Gianni, nelle catechesi di Santa Marta. Lui ha iniziato il pontificato facendo il parroco del Vaticano, dove ha praticamente rassodato il terreno per poter poi fare le riforme, perché come giustamente e meravigliosamente ha detto nell'intervista ultima Civiltà Cattolica, la prima riforma è quella dell'atteggiamento, della misericordia, cioè della fede nuda, dove si incontra il divino e si incontra l'umano come servizio all'umano per la pienezza dell'umano. Quando la Chiesa è ospedale da campo, lui dice che bisogna guarire, curare e custodire le ferite degli uomini, dell'umano. E quindi in questo modo lui già prospetta un'antropologia differente. È la grande lezione del Vaticano II che lui ha voluto riprendere, perché a Santa Marta ha detto una cosa fondamentale. Abbiamo noi realizzato il concilio? No, male, dobbiamo realizzarlo. E nella Lumen Fidei ha detto il concilio Vaticano II è stato un concilio, viva Dio, un concilio sulla fede, dopo che due papi precedenti hanno fatto di tutto per metterlo sotto il tappeto. Allora quello che è importante è la fede ignuda che si coniuga immediatamente con un'antropologia di liberazione integrale. Ecco Raffa, tutto questo poi l'ho esplicitato pochi giorni, io continuo a seguire un percorso anche cronologico, pochi giorni dopo l'elezione, quando per la prima volta ha parlato davanti ai giornalisti, spiegando le cose che stavi dicendo ora, forse vanno... Li ascoltiamo anche direttamente da lui, spiegando perché aveva scelto il nome Francesco. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Humes, un grande amico, un grande amico. Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti a 2/3, deviene l'applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò. E mi ha detto, non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco di Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti, e Francesco è l'uomo della pace, e così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi, e per me... L'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato, in questo momento in cui noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? E l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero, come vorrei una chiesa povera, e per i poveri. Riprendiamo questa affermazione. È possibile, Raffaele, tu che conosci il Vaticano ormai da tantissimi anni e però frequenti anche tante altre realtà di Chiesa, è possibile che il Papa riesca a realizzare questo suo sogno, una Chiesa povera per i poveri?
È una domandaccia, questa è la domanda che ci poniamo tutti quelli che amano questa radicale nuova figura di Papa. Lui è stato a Lampedusa, si è immerso in mezzo ai poveri e ha spiegato e mostrato al mondo come icona vivente, dinamica, profetica, al mondo, quindi alle cancellerie e quindi a tutto il mondo. Poi è stato nella favelas di Varginha, a Mengistu, in Brasile, a San Paolo, a Rio de Janeiro. E lì, ha detto, la Chiesa è difensore dei poveri, con alle spalle aveva una gigantografia di Romero, in una realtà che era di assoluta povertà. Sta scrivendo un'enciclica sulla povertà. Fra qualche giorno sarà ad Assisi e lì sono attese le sue parole alle 11, quando dirà in piazza San Francesco, celebrerà la messa, dirà l'omelia. Lui è, oltre a quello che dice, dicevo prima, è uno che crea eventi, per cui al massimo dell'umano riuscirà a portare avanti questa testimonianza di una Chiesa che sia progressivamente più povera, in prospettiva anche una Chiesa sempre più per i poveri. L'altro giorno ha detto anche una cosa importante, questo entra nell'economia, e quando abbraccio in un Angelus ha detto insomma, quelle parole contro i mercanti di morte, no? Le guerre sono dovute anche e soprattutto a fattori di stravolgimento economico, il dio danaro, cioè tutto un magistero che è centrato sulla povertà. Tu Massimo mi fai la domanda capitale, riuscirà? Sta di fatto che i due terzi del Vaticano, occhio e croce, remano contro. I due terzi, se non di più, degli informatori religiosi, dei vaticanisti, o remano contro, o remano contro, o stanno aspettando il suo fallimento guardando sulla, e naturalmente cercano che il fallimento ci sia, ci inzuppano, come si dice, il pane. La Chiesa italiana, se vogliamo essere sinceri, è ancora sbigottita, perché il suo candidato era un altro, era Scola, era un po' insomma la continuazione di una Chiesa ancora costantiniana. Questa Chiesa non si cambia, ha una dura cervice, ci vuole tempo, non si cambia in pochissimo tempo. Speriamo che gli 8 cardinali di cui si è circondato sapientemente sono di tutti gli orientamenti, ed è giusto che sia così, E le congregazioni generali hanno dato delle indicazioni importanti, speriamo che tutto questo appoggi il Papa. La gente è naturalmente così innamorata di questo Papa che poi alla fine è la sua grande forza. La Chiesa sa che senza questo Papa ricadrebbe immediatamente, cioè la Chiesa sa, il Vaticano sa, le gerarchie sanno, che senza questo Papa ricadrebbe drammaticamente in una crisi irreversibile. Per cui un qualche appoggio a questo Papa glielo dovranno dare, ma sarà un appoggio che per adesso sembra difficile. Dobbiamo veramente custodire questo Papa, dobbiamo veramente stare attenti come cristiani, come uomini di buona volontà, sostenere questa grande novità, senza tirarla da nessuna parte, non è un fatto politico, lasciamo perdere tutto quello che è successo dopo il concilio, i progressisti, i conservatori. Questo è un uomo che ha per dottrina è un moderato, insomma, e va bene che sia così, poi sono i moderati che fanno come Giovanni XXIII i profeti, no? Quindi non è lui, dopo aver da gesuita scelto Francesco, è lui che viene da fuori della stanca Europa che in tutto sommato si parla addosso, è al di fuori di questo
conflitto liberali conservatori, grazie a Dio. Però è l'uomo che nella sostanza interpreta la teologia della liberazione senza essere assolutamente parte di questa teologia della liberazione a livello ideologico. Però le istanze di fondo della liberazione quindi nella giustizia sociale e poi liberazione totale, perché è la pienezza dell'umano che poi conta alla fine. Ecco, questo è il progetto del pontificato. Su questo noi dobbiamo dare al Papa un appoggio di preghiera, ma anche di realtà ecclesiali, di realtà che dialogano con gli uomini di buona volontà, che aprono dialoghi con le altre religioni. Questo è un Papa, diciamo, costitutivamente dialogante. E allora dobbiamo aprire tutti questi spazi. E queste chiese di profezia che hanno anticipato questa meravigliosa primavera di Francesco come romena, e ce ne sono, grazie a Dio, non ci sono solo detriti nella chiesa, ecco, c'è una chiesa viva, soprattutto fuori dall'Europa, ecco, devono riuscire a, in qualche modo, io non lo so come, a sostenere e a custodire questo Papa. Perché per adesso lui deve fare una grande fatica. E vi ho già detto, la stampa è nella sostanza, poi se volete farmi delle domande possiamo approfondire, è contro, non l'ha capito. Se voi solo leggeste il Corriere della Sera di oggi, tu l'hai visto, no? Vittorio Messori, il Foglio di ieri, ora i giornalisti, cioè non vuole essere una tirata, un altro 30 secondi, i giornalisti, e hanno questo brutto vezzo di pensare che loro creano la realtà, perché la realtà è solo quella creata da noi, che si vede in televisione, quella scritta da noi, viva Dio, non è per niente così, viva Dio. Però c'è, senza sottovalutare questo, un grande influsso deviante sui semplici, soprattutto su un largo strato di persone. Ecco, queste vengono manovrate. Quindi se i giornalisti giudicano, i giornalisti che poi hanno un riscontro in settori vaticani precisi, di vertice, e in ambienti della politica italiana di centrodestra essenzialmente, insomma la sinistra è troppo addormentata per accorgersene in qualche modo, ecco, insomma, i giornalisti fanno riferimento a queste realtà concretamente, non lo sottovalutiamo, hanno giudicato una intervista meravigliosa, tutta giocata sul discernimento e profezia, con una, come diceva lui, come diceva Gianni, con una semplicità profondissima, abissale, di un uomo che si mette in discussione, che ha uno scalfari, è uno che è tutto pieno di sé, un autoreferenziale, non è un dialogante, gli va a dire: io sono seguace di Gesù, e in quanto seguace, è solamente come, non sono il Papa di niente, io voglio parlare con te. Cioè, una intervista così importante, un'intervista che dice una cosa straordinaria, vedete come il carisma è il massimo del potere, per una volta respirano insieme, è straordinario, che dice: non è possibile nessuna ingerenza spirituale nella vita della persona, perché la religione può dire quello che pensa, quello che crede sia giusto per la salvezza delle persone, ma Dio ha creato le persone libere. È straordinario, e quindi bisogna custodirlo e in qualche modo a tutti i nostri livelli potenziare un dinamismo di custodia di quest'uomo, di custodia, di tenerezza, di appoggio vero, con gli occhi aperti. Grazie. Raffaele, Gianni ci conosce da molto tempo, tu sei arrivato qui da poco più di un'ora. Ecco, devi sapere che alcune cose che ha detto e che dice il Papa è come se le aspettassimo, è come se le sognassimo da tanto tempo. E quindi quando le abbiamo ascoltate, guarda, mi vengono i brividi anche ora.
E se posso interpretare il nostro Gigi, chissà dove sta, il nostro Don Luigi, penso che lui l'emozione più grande l'ha provata, e poi vorrei che tu ce la commentassi, sentendo le parole che adesso sentiremo. Questa parola tenerezza, che è proprio nel lessico che utilizziamo qui, davanti a tante ferite che le persone portano. Gigi ha sempre detto che bellezza e tenerezza sono proprio i fondamenti della nostra esperienza. Sentirla pronunciare da un Papa. Riflettiamo un attimo insieme su questa parola e su come tu l'hai sentita e vista declinata da Bergoglio in tutte le tue frequentazioni. Sì, diciamo, no, infatti è questo, io penso che il respiro che largo, profondo, che adesso si sente insomma nel mondo, è proprio dovuto a questo, no? Al fatto che perché è così? Perché la gente è contenta di sentirlo? Perché evidentemente non era solo la romena che da tanto tempo si aspettava di sentire questa parola, cioè perché c'è stato un tempo e siamo passati in dei percorsi mentali per cui appunto la misericordia e la tenerezza erano diventate buonismo, no? Cioè c'è stata questa manipolazione dei dati più essenziali della dinamica anche della fede cristiana, perché se c'è una cosa veramente, come dire, consistente, non mollacciosa, che tocca il cuore anche tragico della vita, è la misericordia, assunto, perché è la misericordia che ci raccontano i Vangeli. Per cui io dico questo, lui sa benissimo, e l'ha detto dall'inizio, che quello secondo me è il punto, no, di focale da un certo punto di vista. Ecco, proprio nella prima messa di Sant'Anna, mi ricordo, lui disse proprio che appunto il nome vero del cristianesimo è la misericordia. Per cui questo qui, tutto il resto è una conseguenza secondo me, perché poi lui quando parla e questo toglie ambiguità a tutto, nel senso poi quando parla dei poveri, appunto come dire, la sorgente, il punto di origine è questo, no? È ridicolo il tentativo di inchiudere quello che dice lui nelle categorie del pauperismo, no? o della scelta, perché appunto quando lui dice che i poveri vanno abbracciati perché sono la carne di Cristo, perché è la predilezione verso i poveri, è la predilezione che Cristo ci ha mostrato nel Vangelo, non è un'opzione sociologica, non è il frutto di un pensiero diciamo moderno, ecco. E quindi tutto riportato a questa, come dire, a questa essenzialità, a questa radicalità, a questa fede nuda. E io dico, rispetto anche a quello che diceva prima Raffaele, no, ai pericoli, secondo me sì, io poi anche se mi metto a vedere le manovrette, un po' mi rattristo, un po' mi amareggio, un po' mi arrabbio, però io ho anche fiducia nel fatto che, appunto, come è successo un po' in Brasile, no? Quando c'è stato l'incidente della macchina che ha sbagliato strada e allora tutti si preoccupavano, e lui dice, hanno detto i giornali che lui rideva, no? Cioè, c'era il segretario terrorizzato e lui invece rideva. Però appunto cosa è successo lì? È successo che appunto c'è stato poi un politico, c'è stata tutta la critica anche al governo brasiliano, invece un politico, Gilberto Carvalho, ha detto sì, ma il popolo, a proteggerlo ci pensa il popolo, insomma, no? Quindi, ecco, in questo senso io spero che questa appunto questa ondata di riconoscenza, di gratitudine, che secondo me è davvero mondiale a questo punto, e che poi riguarda i cuori dei singoli, appunto, non è evidentemente qua, no? Sia mi hanno raccontato persone che sono state, io non sono stato, mia moglie è andata in Brasile, ha seguito la giornata della gioventù, però anche altri mi hanno detto che la cosa impressionante è i ragazzi, i giovani che stavano lì, quando lui parlava sentiva che stava parlando ad ognuno di loro, cioè la moltitudine era una moltitudine immensa, ma ognuno sentiva che stava parlando a sé, c'era gente che piangeva. Ma questo capita adesso spesso di vederlo anche a Piazza San Pietro, cioè sì, uno ogni volta si stupisce della massa, e poi però se inquadrano le facce, i volti, sono tutti volti spesso addirittura appunto con gli occhi lucidi, o comunque di persone che sentono che appunto
le proprie ferite, le proprie attese, le proprie domande vengono abbracciate. Io penso che questo è, come dire, se c'è una cifra ultima di quello che lui sta regalando, c'è proprio questo. Perché è una cosa che innanzitutto lui ha percepito per sé. Cioè, oggi tra l'altro, non so, sì, lo sapete, oggi è il 21 settembre di 60 anni fa, lui dice ha avuto la sua vocazione, no? Ha raccontato che lui, tra l'altro oggi appunto mia moglie ha anche scritto un editoriale su Avvenire proprio su questo fatto qui, perché secondo me è un elemento cruciale, no? Lui, come dire, sente di essere abbracciato lui, e per cui, per questo poi, come dire, diventa questo diciamo, il criterio di fare tutto quello che fa. Cioè proprio quell'incontro, quell'essere guardato, se lo ha ricordato, lui si ricorda quel momento, no? Cioè come in qualche modo c'è un parallelo, un'analogia con gli incontri del Vangelo, no? C'è Giovanni che dice appunto, no, che il primo incontro con Gesù, poi si ricorda, erano le 4 del pomeriggio, ecco, è l'incontro con una persona di cui uno si può ricordare la circostanza temporale e spaziale, ecco, lui. E per lui è stato l'incontro in una chiesa, confessandosi con un sacerdote, ecco. Per dire, è proprio questa esperienza di essere abbracciati nelle proprie debolezze, nelle proprie miserie riconosciute, appunto, sono un peccatore, che poi, come dire, diventa la cosa da dire a tutti, anche da Papa, perché non c'è altra cosa più importante di questo. Volevi aggiungere una cosa? Sì, no, io volevo, sono